Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e abbiamo appena accompagnato il nuovo... No, comandante, come si chiama? Nuovo governatore a Florida Keys e ci ha promosso colonnello, mi pare. Adesso siamo più importanti come con i francesi, ma ancora non possiamo uscire con la figlia. Che barba. Abbiamo trovato un galeone spagnolo e... Perché non attaccarlo? Solo 33 uomini in fondo. Ok, preso un po'. Dai che li stiamo devastando. Andiamo con le palle incatenate. Riusciamo ad andare con le palle incatenate? Sì. Ah, si ammaina. Perfetto. Ammaina la bandiera. 753 pezzi d'oro. Vabbè, 8 tonnellate di cibo. 64 tonnellate di merci. E due cannoni. Prendiamo tutto e quella la vendiamo poi appena riusciamo. Andiamo quasi quasi e torniamo a Florida Keys, che siamo appena usciti da là. E boh, e vendiamo la nave. E aspetta, qua le merci costano niente, quindi non conviene assolutamente. Dovremmo andare magari alla Habana, non lo so. Il maestro Dasha, possiamo vendere questa o dobbiamo liberarci di 10 tonnellate di carico? Posso mettere i travicelli di ferro alla nostra bella nave. A vendetta. Mettiamo i travicelli di ferro, dai. E niente, salpiamo. Andiamo a vedere se troviamo un'altra città qua vicino. Aspetta, cerchiamo sulla mappa prima. Port Sur Maidenhead. Ma non voglio andare da quelle in realtà, eh. Grand Bahama, Santo Agostino. Proviamo ad andare a Nassau. Andiamo a Nassau, dai. Era nei Pirati dei Caraibi che c'era Nassau, che parlavano di Nassau, no? Boh. Non mi ricordo più. Ste navi però sono parecchio lente dietro, soprattutto andando controvento. Ah, siamo sempre in collegamento vocale con Marco88. Ciao Marco. Ciao, sto controllando. Sì, Chi? Pirati dei Caraibi. Ah. O Nassau. forse era in Sappiamo. Assassin's Creed 4. Nassau è un governa. È governata da un sindaco vecchio e onesto. Pirati dei Caraibi, wiki, sì. Va Ok. bene. Onestà nei pirati dei Caraibi onesti, certo. Sì, ma vabbè, il governatore, non il pirata. Ed è una delle città che fu saccheggiata da Jack Sparrow. Ah. Non siamo andati a Nassau alla fine, siamo arrivati a Jamestown. Vediamo se ci comprano qualcosa. Vabbè, merci a 11 pezzi d'oro, va bene, vendiamo 10 tonnellate. Tra l'altro No, non ti ha... consiglio No. di fare una cosa. Ti consiglio di fare una cosa, vediamo se c'è. Prova a cercare quando arrivi in una città qualsiasi, se, o anche quella dei pirati, se vendono il grog. No, qua non c'è il grog. Peccato. Hai provato a vedere? Vado a tirare giù uno spagnolo, però. No, un inglese. Dai, andiamo contro gli inglesi, così gli olandesi sono contenti. Ma se li hai attaccato fino a 5 secondi fa gli olandesi? Ah, vabbè, ma noi siamo pirati e attacchiamo quelli che ci paiono, Corsari. sì, siamo dei corsari, ma siamo corsari di tutte le nazioni. Tutte le nazioni ci hanno dato una lettera di corsa, sai? Wow. Però vediamo un po' se sei un pirata, un capitano pirata come si deve. Cos'è il grog?
Il grog è un liquore. Sbagli. Non è un liquore il grog. Cos'è il grog? Dai, cultura marinaresca. Ok, l'arrembaggio! Va bene, dopo te lo dico io cos'è il grog. Senza guardare la wiki, che me la sono già guardata un bel po'. Sei! Tirato giù anche il capitano degli inglesi, ciurma! 10, sì, benvenuti a bordo. 710 pezzi d'oro saccheggiati. Sai quanti soldi abbiamo, Marco? Su 10.000. 22.774. Oh, Prendo tutto. complimentone. L'equipaggio è abbastanza triste. Nassau è diventata olandese. LOL. Parliamo col governatore. Eccolo, mio caro signor Mazzetes, entrate, vi prego. Saprete che siamo in guerra con i malvagi spagnoli e i perfidi inglesi. Ho saputo che recentemente hai catturato un brigantino goletta inglese e hai intercettato il nuovo governatore di Eleutera. Ottimo, il re ne sarà compiaciuto. In riconoscimento dei vostri servizi alla corona olandese, ho il piacere di promuovermi capitano! Congratulazioni! Di conseguenza sarà più facile Ancora. reclutare equipaggi nei porti olandesi. Ho anche il piacere di assegnarvi una proprietà di 650 acri alla periferia della cittadina. No, gli olandesi hanno una figlia poco attraente del governatore. Entra nella stanza, sembra interessata a te, ti invita al grande ballo della serata. Vuoi accettare l'invito o darti la gamba? Accettiamo l'invito. Fantastico, segui i movimenti della mia mano e non avrai problemi. Tra l'altro ho comprato gli stivali, quelli che aiutano nel ballo, quindi dovrebbe andarmi meglio, no? Speriamo. Pronti, ciurma? Certo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3! Ma no, no, lei non è bruttina, sta qua. Meno tette dell'altra e c'è la mano al vento. Fra destra, destra, destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Sinistra. Ho capito, devo aspettare che lei muova la mano per andare da quella parte. Sinistra. Destra, la, gira a sinistra, si è inciampato, gira a sinistra, gira a sinistra, gira a sinistra, ma tutte le volte che girano a sinistra, sinistra, però sta iniziando a ballare un po' meglio, eh. Tanti cuoricini. Niente, mi stiamo perdendo tutti i cuoricini. C'è un cuore che palpita bene, ma niente di più. Oddio, è un casino! Un cuore enorme che batte enormemente, ma non gli altri cuoricini. Sì, mi ha fatto un occhiolino. C'ha dei bellissimi occhi azzurri, però, sta tipa, eh. Non è tanto male, dai. Oh cielo, Capitan Mazzetes! Voi siete un furfante così attraente! Ho delle informazioni che potrebbero interessarvi. C'è una taglia di 2000 pezzi su un certo signor Farchin, eh? Ricercato dalla corona per spionaggio, motivo di credere che si stia nascondendo nella città di La Habana. Là vi aiuterà il taverniere. Fantastico, lo noterò nel mio giornale di bordo. Alla prossima, Capitan Mazzetes. Alla prossima! Chissà come Visitiamo ha la fatto a taverna. convincere. Cosa avrà promesso il taverniere per avere queste informazioni? Mazzetes, questa collana di diamanti vi aiuterà a conquistare il cuore della figlia del governatore. Può essere vostra per 1800 pezzi d'oro. Affare fatto! No, meglio non prendere altra ciurma, perché se dobbiamo dividere poi il bottino, più ciurma c'è, più meno prendiamo, no? Ah no, noi prendiamo sempre il 10%. Vabbè, il barone Raimondo.
Va bene, non mi interessa il barone Raimondo, però. Almeno non ora. Commerciamo col mercante. Prendiamo un po' di cibo, che costa poco. Vendiamo... merci costano 10, le spezie valgono solo 8. Vabbè, dai, vendiamo le spezie, perché... per liberarci un po'. Vabbè, ma cibo abbiamo per 13 mesi. Io andrei quasi quasi alla Habana per vedere un po', no? Tu che dici, Marco 88? Sì. E nel frattempo che viaggi, vuoi allora sapere cos'è il grog? Dimmi. Praticamente, il grog in realtà è venuto fuori per una necessità dei marinai. Sai che durante l'estate venivano pagati con alcol, rum, cioè super alcolici, bevono come degli squali. Sì. Allora, qual è il problema? È che se i marinai bevono troppo... diciamo che le risse sono frequenti e poi non adempiono bene al proprio lavoro, sì. Capito? Allora cosa hanno fatto? Hanno preso due piccioni con una fava, nel senso che oltre a questo problema, quando affronti il mare c'è il problema dello scorbuto. Esatto. Capito? E carenza di sali minerali, vitamine, quelle cose lì, perché ti porti via sempre carne secca, cose che deperiscono molto difficilmente. Però che non hanno tanto. Vitamine e cose varie. Non hanno tanto quelle risorse lì. Praticamente hanno annacquato il rum e questi super alcolici con queste sostanze, con del lime, con quello che avevano per fare assumere all'equipaggio queste sostanze. Devi tener conto di questo. E quindi hanno inventato il grog per necessità. Sì, però era comunque legato a un... cioè, era comunque una bevanda alcolica. Sì, però era una bevanda alcolica fatta con un'altra bevanda alcolica. Alla fine era un rum annacquato, un alcolico annacquato per necessità. Perché così avevano più alcol, però avevano anche... oltre ad avere più alcol a meno prezzo, dato che l'alcol costa, avevano anche... tolto sta necessità per lo scorbuto, insomma. Mm-hmm. Infatti compare anche nel Signore degli Anelli, quello nuovo. Come si chiama? Shadow of Mordor. Ci sono gli orchi che parlano continuamente di grog. Sì. Poi in altri giochi sempre compare. Anche nei Pirati dei Caraibi la ciurma viene pagata a grog. Quindi la ciurma che cerca alcol viene pagata a grog. E le latine anche in salute. Insomma, varie cose. Ed è per questo, come capitano, dovresti saperlo. Perché tieni felici l'equipaggio. Hai ragione. E il mio equipaggio è abbastanza triste, però ho catturato tipo 30 triliardi di navi adesso. Vabbè, detto questo, per questo episodio è tutto. È già durato parecchio con il... la spiegazione di Marco 88 la chiudiamo qui. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. A presto, ragazzi. Ciao!